in Valinstraße di Clara Liden, una mostra che introduce il suo lavoro sfaccettato, è stata già notata molto giovane ancora alla Biennale di Berlino del 2003 con questo suo video Paralyzed, dove in una metropolitana di Stoccolma entra, inizia a spogliarsi, a pogare all'interno di questo scompartimento, e penso che questo video sia anche abbastanza indicativo del suo modo anche di approcciare lo spazio, quindi non soltanto uno sguardo periferico, che è una nozione che viene dalla danza per appunto muoversi nello spazio con una coda dell'occhio, quindi non avere sempre solo una visione diretta e frontale, ma proprio anche un muoversi, un approccio molto fisico diverso. Pensiamo a persone come Gordon Matta Clark, come appunto anche un Bruce Nauman, come tra virgolette maestri di Clara Liden, ma la giovane artista ovviamente lei opera adesso nel 2013, e quindi quello che magari può essere un spostamento degli slittamenti di realtà nello spazio espositivo in passato, oggi hanno appunto anche questa carica, anche secondo me fortemente sociale, portare appunto, appropriarsi dello spazio urbano e portarlo in una mostra, come con i poster painting che lei stacca appunto nelle strade di Berlino, si ricarica sulla bicicletta e poi con un foglio bianco ne azzera la comunicazione, oppure staccare addirittura un manto stradale, metterlo su un piedistallo e poi farne diventare appunto dei tavolini, che però appunto, ripeto, per me non è soltanto una specie di riciclo, ma è proprio confrontarti in maniera diretta con la realtà. Questo può avvenire anche in maniera di critica sociale, ma anche in maniera ludica, ironica, come il suo moonwalk alla Michael Jackson per le strade di New York, ma penso che soprattutto per il nostro pubblico sia proprio uno spunto di ragionare anche sul fatto di come muoversi in un contesto e anche di avere proprio degli approcci diversi, trasversali, e quindi accogliere questo appello di Clara Liden. E invece il titolo della mostra in Valinstraße? Perché quello è il manto stradale di Berlino, e dunque mentre tutte queste opere sono nate per lo spazio di Bolzano con il manto stradale della 22 del Brennero, quell'opera lì invece, il tavolino più grande con lo sgabello, proprio sono pezzi di strada di Berlino dove lei vive.